non c'è fretta. Noi facciamo una roba che non sta facendo nessuno. E dove in realtà c'è un bisogno. Sì. Ieri pure ci stavo. Si fanno tutto il loro viaggio, una cosa molto divertente. I dati che sono stati presentati recentemente sul mondo delle start-up e sugli investimenti a livello europeo e anche italiano sono i più bassi e più preoccupanti degli ultimi 20 anni. L'obiettivo della Roma Startup Week è cercare di invertire questo trend negativo e porteremo alle istituzioni, ai decisori, una serie di proposte per fare in modo che le startup possano godere di maggiore attenzione sia da parte delle istituzioni che anche da parte degli investitori. Più startup significa più occupazione, significa mantenere i giovani talenti e i decisori del futuro nel nostro paese e di conseguenza contribuire anche ad una primavera, una nuova primavera demografica, considerato il calo drastico delle nascite. Siamo convinti, anche alla luce della novità molto positiva della nomina per la prima volta all'Europarlamento di un commissario alle start-up e all'innovazione, che sia stata presa la strada giusta. Quello che cercheremo di fare negli anni è far diventare questo evento un punto di riferimento per, non solo per l'Italia ma anche per tutto il bacino del Mediterraneo e fare in modo che Roma diventi l'hub diciamo europea per le start-up più tecnologiche e innovative. Allora, io sono Gaia Peruzzi, vicepresidente dell'associazione di promozione sociale Ultra Blue Apps, che oggi è qui alla Startup Week con un progetto che si chiama Ultra Leggibili. È una startup di accessibilità personalizzata alla lettura che permetterà praticamente a artisti, autori e ragazzi neurodivergenti di avere un approccio personalizzato e un'accessibilità alla lettura che oggi purtroppo non hanno. Il nostro Ultraleggibili, fondamentalmente c'è da dire che è un'applicazione per neurodivergenti che nasce per i neurodivergenti ma ha un'accessibilità universale, perché è sicuramente una applicazione utile a tutti, e l'aspetto secondo me più importante è che alla produzione di quest'app stanno collaborando per il 50% artisti nello spettro autistico, che credo sia un'innovazione totale. Molti dei nostri artisti sono artisti che frequentano il liceo e le scuole, perché sono giovani artisti, e noi abbiamo in mente un domani di sviluppare quest'app anche nell'ambito scolastico per integrarla, oltre che con i classici, con i libri, anche per un'eventuale manualistica scolastica. E in questo diciamo che si inserisce in un progetto di scuola e di startup. Ciao a tutti e a tutti, sono Federico Roviglioni, co-founder di Bufaga, una startup impegnata nel risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico. Oggi ci troviamo appunto all'evento della Roma Startup Week, che da diversi anni è diciamo il centro del punto di innovazione e di ritrovo di diversi attori coinvolti nel mondo dell'innovazione, come appunto corporate, istituzioni e specialmente startup. Noi nel particolare ci occupiamo di rimuovere l'inquinamento atmosferico con dispositivi hardware e software integrati che riescono appunto a catturare direttamente dall'aria i diversi tipi di inquinanti. E oggi diciamo abbiamo l'intenzione di incontrare sia nuovi clienti anche altre startup, perché appunto ci interessa vedere l'innovazione che viene portata all'interno dell'ecosistema romano e anche magari ovviamente dare il nostro contributo appunto a chi ne ha necessità, sia startup un po' più early o comunque ricevere feedback più importanti da chi già sta in questo mondo da molti anni. Sono Alessia Lucentini, CEO e co-founder di LIT. In LIT ci occupiamo di monitorare i consumi energetici, domestici, commerciali ed industriali attraverso un unico hardware plug and play, e così facendo aiutiamo l'ambiente e aiutiamo anche il portafoglio, perché riusciamo a diminuire le emissioni di CO2 legate all'uso dell'energia e riusciamo a far risparmiare a fine giornata il 22% sulla bolletta elettrica. L'opportunità di oggi ci ha permesso di conoscere numerosi investitori, corporate, e siamo qui per fare business, quindi vediamo come va.